visione notturna del castello di Rende, perché Merito TV si trova in occasione del settembre rendese. Alle mie spalle il castello, il museo Bilotti, e tra poco saremo i protagonisti anche noi di un evento, di un salotto dedicato a una mostra che mette in evidenza il pensiero fluido degli artisti calabresi e non solo. Una mostra interessante dove il giudizio popolare tra qualche giorno darà il suo esito per sapere chi vincerà con quest'arte che, come vedrete, sarà un'arte contaminata. E intanto sentiamo queste bellissime note che animano le bellissime vie di Rende. Concorso liquido che va a identificare vari momenti in cui la manipolazione diventa sicuramente un trade union tra quello che è l'operatività di artisti nuove generazioni a confronto di più affermati artisti, che è una mente di un curatore artistico e creativo come Pier Giorgio Greco, che qui abbiamo alla mia destra. Le telecamere di Merito TV intervistano, e lo intervistano, mi permetto di dire, nel luogo dell'arte dove si consuma l'arte, perché l'abbiamo proprio all'entrata, l'abbiamo visto consumare quelli che sono questi accadimenti che da stasera fino alla fine settimana accompagneranno il visitatore. Il luogo dell'arte per Pier Giorgio Greco qual è? Il luogo dell'arte qual è? Grande domanda questa qui. È un luogo, potrei rispondere in maniera semplice però scontata. Io ho notato che è il non luogo, esatto. In tutta questa serie. Esatto, di... ero lì, potrei dire questo. In realtà è un luogo tra la mente e lo spirito, è un luogo che si muove dentro di noi alla ricerca di se stesso, è un luogo liquido. Ma in effetti si parla oggi di società liquida, dove tutto si dissolve. Questa è una mostra di dissolvenze o di convergenze? Interessante, bellissima anche questa domanda. Mi piacerebbe parlare direttamente con il pubblico che ci sta guardando, e in modo confidenziale non ci siamo preparati le domande. Io sono qui, è una cosa carina, mi piace molto. Si dissolve o converge? Allora, credo che coesistano entrambe le cose, più tante altre. È un'esplosione di energia dove implode, esplode, si sposta a livello simmetrico, si comprime, eccetera eccetera. Anche perché da una osservazione che noi abbiamo fatto con le nostre telecamere, passando da ambiente ad ambiente, ci siamo accorti che si parte da quella che è la cultura materiale propriamente detta, si arriva poi a quelli che sono degli inserimenti di impostazione urbana, dove naturalmente anche quello conta nella sua identificazione nello spazio e nel tempo, e poi si approda all'esaltazione della poetica, quindi poetica, per dire, utilizzare una frase a noi già conosciuta. E questo è il senso? È un modo di vederlo, sì, è un senso che può essere assolutamente condivisibile. Non è l'unico modo, ce ne sono appunto diversi altri. Mentre noi parliamo, ci sono degli artisti che si ritrovano in quella che è la gestualità dell'evento attraverso una operazione che potrebbe essere meccanica, in fieri, ma invece è proprio l'atto creativo che diventa momento di visualizzazione. Sì, potremmo definire, sintetizzando, come performance tutto questo. È una liquida performance che poi è quello che è il mio nome sotto il Facebook, che porto ormai da 10 anni. Ho iniziato a Milano a fare questi progetti, eventi, produzioni, ecco, senza riuscire bene a identificarli. Ricordo
negli anni 90 ero in una organizzazione di artisti indipendenti all'interno di un luogo meraviglioso che erano le ex farmacie comunali di Bologna, luogo dismesso che oggi non c'è più, c'è un parcheggio, e ricordo questi momenti in cui noi usavamo i media e usavamo il sociale, usavamo qualsiasi cosa avevamo a nostra disposizione per far convergere, in questo caso, le persone in un luogo. E per noi quello era un evento cross-mediale. Oggi è il nome dell'associazione di cui sono presidente che organizza tutto questo. Quindi io credo che ci sia la convergenza sicuramente, torno alla domanda di prima, e che siano diversi linguaggi che coesistono, che dialogano, che cercano anche di comprendersi, no? Cercando di entrare nel rispetto del... Si vede l'intelligibilità dei linguaggi che si osservano a vicenda, sono equidistanti, ma vanno cercando quelle che sono divergenze e al tempo stesso discrepanze, anche perché dall'impatto visivo che io ho, osservandosi l'uno tra l'altro, il protagonista è l'osservatore. Sta a lui avvicinarsi o quantomeno allontanarsi da quello che è l'accadimento in fieri. Sì, è entrare e uscire, sì, è essere egli stesso dialogo di quello che esiste intorno a lui o a lei, siamo in questo momento storico in cui è così. Il creativo che espone concetti materici è nello stesso luogo in cui c'è l'artista. Questo è interessante, no? E mi sta capitando in questo evento di dover definire questi due ruoli, no? Allora c'è l'artista che si occupa di poesia visiva o di scultura materica con una base accademica di quelle proprio sostenuta, perché il materico poi si può approdare solamente se c'è una buona base, sì, di tipo accademico. Accademica istituzionale, no? Qui abbiamo, in questo evento abbiamo il patrocinio dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, dell'Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, ma nello stesso tempo abbiamo dei creativi che sono direttori artistici che fanno comunicazione e che quindi lontani dalle discipline accademiche hanno maturato dei linguaggi che sono magari elettronici, media. Diciamo che ci sono dei canoni inversi che naturalmente rovesciano, in un certo senso, fanno vedere la medaglia e il suo opposto in un sistema arte che fa dialogare poi la comunicazione. Sì, va bene, mi sono d'accordo. Il sistema, dal punto di vista del sistema arte, è così. Poi c'è l'altro punto di vista, ecco, ci sono questi due mondi che in qualche modo dialogano tra di loro, sono i due momenti più importanti in questo evento, che è il mondo appunto della creatività, che è quello appunto della comunicazione, del marketing. Qui non dimentichiamoci che ci sono delle aziende che si stanno prestando proprio a che artisti e creativi entrino nel loro spazio privato a scombussolare e a rivoluzionare completamente quello che è, no, il loro mondo aziendale. La sostanza. Sì, viene completamente, e loro si prestano curiosamente proprio come fossero loro stessi materia, dove che il creativo, l'artista tratta, e loro sono curiosi di vedere il risultato, no? Secondo questi meccanismi che sono tipicamente aziendali, loro vogliono vedere. Di marketing, esatto. Tanto per intenderci. In conclusione, prima di immergerci nella bellezza di queste sale, qual è l'opera che vorrebbe realizzare, la mostra che vorrebbe curare, chiedo scusa, e non c'è mai riuscito, dice però vorrei fare... Ma... Non c'è. No, allora a me piace molto la land art, è una cosa che proprio davvero mi piace. Oggi come oggi avrebbe un senso maggiore rispetto al periodo storico in cui nelle avanguardie si diffuse, no? Oggi rafforzerebbe il senso di riappropriazione dei territori. No, ma non solo, vero, questo, e poi ci sarebbe questa identità, questo essere identità nel luogo in cui siamo. Identità violata.
purtroppo oggi nella contaminazione nella società, e non violata un tempo quando gli artisti della Land Art facevano delle cose che scuotevano, esatto, no? L'osservatore. Ma a me piacerebbe questo, piacerebbe accantonare per un attimo la rabbia o anche la rassegnazione che è tipica di un territorio del sud Italia e andare a cercare proprio la soddisfazione dell'estetica e dello stare insieme a contemplare un'opera che sia territorio. E noi di Merito TV condividiamo il senso della soddisfazione dell'estetica, ci piace tantissimo e andiamo a visionare, a vedere questa bellissima mostra. All'interno di questa esposizione, alla ricerca probabilmente si parlava di un pensiero, di questo circuito liquido, dove Anna Lauria, una poetessa che è referente dell'UNESCO, una poetessa che rappresenta quella che è probabilmente una delle più importanti rappresentanti al sud della poesia visiva, cioè un voler coniugare la parola con l'immagine, con delle provocazioni. Direi una stanza del pensiero, Anna Lauria. Sì, infatti ci troviamo nel castello di Rende per quello che è un evento importante già nato mesi fa con una serie di tappe e oggi siamo qui per il vernissage che, come avrete già sentito amici di Melito TV, prevede i pro, che sono i professionisti scelti per questo evento, mi pregio di esserci anch'io fra questi, e la domanda era memorie dal futuro, questo era il tema, un futuro che si prospetta con mille dubbi, mille paure, anche mille timori, perché questa è una società che ci ha inculcato troppe paure, veniamo invece da quella che ci aveva inculcato la speranza, i sogni, la bellezza, no? I famosi anni 60, 70 e poi quelli dopo ci hanno insegnato che si potevano fare delle cose belle, vivere con serenità, invece siamo piombati in questo tempo che è davvero difficile. Perché Anna Lauria, in un piccolo ambiente del pensiero, rafforza ancora di più il significato del voler immaginare, pensare e voler al tempo stesso nuocere alla salute, perché pensare è conoscenza a volte, e quindi la conoscenza può farci andare contro i vari accadimenti o no? Pensare è intanto consapevolezza e soffermarsi sullo stato delle cose, sulla realtà, su quello che ci circonda. Pensare in questo momento per me nuoce, ovviamente è un pensiero personale, nuoce perché ti costringe a cercare delle strade, delle vie di fuga da una realtà che non ci piace. Pensare nuoce perché, come spesso accade anche nelle grandi guerre contemporanee, i primi a finire in carcere poi sono sempre gli intellettuali, i pensatori, gli scrittori, gli artisti, quelli che insomma cercano a tutti i costi di restare liberi, malgrado ci sia questa cappa su di noi. La cosa che emerge probabilmente in questo piccolo ambiente, volutamente piccolo ambiente scelto da Anna, come purtroppo esiste la parola dialogata, la parola conversata, la parola espressa, ma esiste anche la parola che oppressa, la parola che cerca di urlare attraverso magari questi cellulari che vanno a identificare probabilmente il mondo contemporaneo di oggi, in cui l'uomo ha perso il senso della natura, della conoscenza o di un mare che ti travolge, o ancora una volta di un albero che ti fa ritornare indietro con le proprie radici, con la propria riappropriazione, ma al tempo stesso questi barattoli inglobano parole di una memoria che non è ritrovata, ma è una memoria denunciata. Esatto, in realtà io amo dire che la poesia è la voce di chi non ce l'ha, nel senso che dà voce agli assenti,
assenti, agli oppressi, come dicevi all'inizio, e il progetto Alle mie spalle, che poi è un palindromo rinchiuso in dei vasi. Diciamo che un palindromo permette di leggere un concetto e una parola da entrambi praticamente i lati, cioè, quindi si riesce praticamente a controllare. Siamo abituati a sentire il mio nome, Anna, che è un palindromo, ma scrivere una frase lunga è un po' più difficile. In realtà, come dicevi prima, questo mettere in conserva è un po' un voler custodire per le generazioni future qualcosa di bello che magari ancora riusciamo a conservare. Un po' parlavi tu, dicevi i cellulari. Nei cellulari io ho tolto i numeri e ho inserito ancora una volta le parole. Parole di speranza. Mi hai preceduto perché naturalmente mentre tu parlavi il mio occhio andava all'interno di questa parola ingabbiata, dove parole di speranza, come per esempio che le cose hanno un'anima che gli viene attribuita, è probabilmente un messaggio che potrebbe avere i suoi followers in una società contemporanea. Sicuramente. Beh, la poesia nomina le cose. Nominare le cose significa dargli un valore, significa renderle reali. Nel momento in cui io dico libro, so già che quella parola allude a qualcosa che esiste, quindi le parole non vanno sprecate, alcune andrebbero eliminate, come quelle che inquinano, come diciamo in questa piccola installazione dove dico parole inquinate come odio, mafia, guerra, egoismo, spreco, cioè tutto quello che comunque nuoce all'umanità. Insomma, visto che siamo in un secolo così all'avanguardia rispetto a tante cose, forse dovrebbe fare marcia indietro su quelle negative, probabilmente. Che cosa emerge dal contrasto con le nuove generazioni, da quello che tu hai visto, essendo, mi permetto di dire, un big tra gli artisti espositori, perché abbiamo parlato di questa differenza, non cacciando nulla, ma parliamo di valori esperienziali che uno si porta nell'attività di artista. Ma sì, in realtà qui c'è il gruppo dei 16 concorrenti, che sono giovani e meno giovani, si sono approcciati a questo concorso con delle bellissime performance e anche creazioni. Poi ci sono i famosi pro, siamo 9, e ognuno di noi insomma ha rappresentato qualcosa. Forse il mio è lo spazio un po' più etereo, più leggero, anche se ha il suo peso, nel senso che per quanto possa sembrare così leggero, ha la sua profondità proprio nel senso e nel significato e significante di quello che voglio esprimere. I giovani hanno usato linguaggi molto moderni, il multimediale, il suono che hanno utilizzato il gioco come metafora della composizione. Sì, l'aspetto ludico, perché comunque l'approccio, insomma, i nuovi giovani sono figli della generazione della TV, dei media, e loro lavorano molto con i social, con i timelapse, con tutto quello che ha a che fare con una visione immediata, veloce e da poter consumare, come stiamo facendo in questo momento anche noi, perché magari siamo su Facebook in diretta e quindi è il nostro modo di restare così a cavallo, perché sennò ci perdiamo qualcosa. Ma al tempo stesso progetta un algoritmo, progetta un sistema che naturalmente unisce quello che è ciò che è il rapporto tecnologico, inserendolo in quella che è la psiche, nella dinamica umana. Quindi c'è questa umanizzazione dell'algoritmo, o no? Sì. Dunque, credo che combinare arte e impresa, perché è un algoritmo, è una problematica che potrebbe essere risolta nell'impresa, sia il modo giusto per valorizzare i prodotti della nostra terra, i prodotti delle nostre imprese, e allo stesso tempo far crescere, far aumentare il turismo culturale. Quindi io credo, ritengo che questo abbinamento serva per far crescere l'economia del nostro paese.
Lei nella sua installazione parla di interferenze, dove si uniscono i sensi, dove si unisce l'atto del vedere, il suono, l'onomatopea, eccetera, e si arriva poi a che cosa? Alla memoria come gioia del futuro. Sì. E questa antenna capta che cosa? Dei canali, sono gli odori delle nostre, della nostra terra, le mani, i corpi, i suoni, le voci, le idee. Allora, se si sintonizzano senza l'interferenza dell'individualismo, della indifferenza, della superficialità, disaffezione, allora si arriva ad eseguire delle operazioni di rispetto, di solidarietà, che rispetto delle regole, per esempio in un'impresa, del lavoro di squadra che è necessario in un'impresa, dell'amore verso il prodotto, verso il lavoro e dell'amore per il proprio territorio. E tutto questo si avviene in un tempo definito, si ha memoria di gioia dal futuro, ora già il futuro ne ha memoria. Allora ci troviamo di fronte alla nostra opera che si chiama Shindojikan ed è un'opera, un'installazione urbana. È stata pensata da me, che Alessandro Crusco, e Costantino Rizzuti, che è professore al Conservatorio di Cosenza. E in sostanza si tratta di una versione gigante di un eurofono libero a deviazione. In pratica c'è una base in granito, questo è un modellino a scala 1.30, e degli inserti metallici, delle lamine metalliche che emettono un suono vibrando, quindi anche in assenza di vento. Per cui quest'opera trascende il tempo, trascende lo spazio, perché è un'opera che non richiede tecnologia, per cui può essere fruibile anche tra un milione di anni, è granito e acciaio. Quindi praticamente è un'opera che diventa interattiva nel momento in cui arreda una città, ma al tempo stesso fa vivere i sensi, e senza sensi probabilmente non ci sarebbe stata questa opera. Con quali occhi vederla e con quali orecchie sentirla questa opera? Beh, sicuramente con le orecchie e gli occhi, anzi bisogna ascoltarla e vederla con l'anima, con le vibrazioni dell'anima, perché le vibrazioni prodotte sono vibrazioni che non vengono udite spesso dall'orecchio umano e quindi colpiscono soprattutto i sensi dell'anima, e questa è la nostra intenzione. Dunque capita all'interno di questa mostra di vedere anche dei visitatori, e magari ci piace il momento in cui un astuccio che ha una grande valenza, dove c'è scritto datemi una penna, questa volta indelebile, per iscrivere la storia del mio mondo, questo astuccio enorme, un visitatore come lei, qual è l'impressione che ne emerge? Beh, la mia impressione è una percezione reale dell'immagine e della parola che si concretizza nella concettualità dell'opera stessa. Sono dei messaggi contaminati. Il perché di questi messaggi nella mente di chi arriva a vedere una mostra del genere? Ma io noto in tutte le opere una percezione reale dell'immagine e della parola, che concretizza la concettualità dell'opera stessa. L'opera Sometimes My Soul Feels Like a Broken Wall è un'opera su tre tele, la tecnica è argilla e olio, ed è una rappresentazione dell'anima. Sono queste tre tele che sono consecutive, ognuno ha la sua storia, ma ovviamente messe una vicino all'altra raccontano una storia e si compensano l'una con l'altra, ecco. Di Rende, che tanto ci ha sostenuto, ha voluto molto che noi insomma portassimo avanti quest'idea, gli è piaciuta insomma, e quindi siamo riusciti ad allestire questo castello di Rende, appunto dicevo, nella memoria dei cittadini, della comunità, il vecchio comune, dicevo questo. Oggi è il Museo d'Arte Contemporanea al primo piano. E abbiamo appena assistito a un bellissimo intervento sulla lettura delle stelle in un ambiente soffuso, bellissimo. Il professore Piperno ci ha fatto godere di questo, davvero ci ha fatto sognare. Allora, il festival, vi sintetizzo velocemente, poi passo la parola alla Lauria, perché quello che stiamo guardando è un suo lavoro, così vi spiegherà come si integra nel festival il suo lavoro. Il festival vuole essere, come la nostra associazione culturale,
l'opportunità per gli artisti, i creativi del territorio, ma non solo, perché ospitiamo anche artisti italiani che vengono da Milano, da Parma, abbiamo ospitato molti artisti e creativi nella rivista che noi produciamo, che si chiama Rivista Liquida, che conoscerete, un trimestrale. Diciamo che il festival è il continuum della nostra rivista. Abbiamo deciso di, oltre che dare spazio ad artisti e creativi, ma anche ad imprese che ci sostengono e che vogliono che nel nostro territorio ci sia arte, cultura, quindi aziende sensibili, sia aziende private che aziende pubbliche, sono sensibili all'arte, alla cultura e ci sostengono la nostra rivista che ormai dal 2011 Ivana Russo la conosce, questa rivista. Ancora dobbiamo fare un pezzo insieme da far uscire, ma ci riusciremo, ce lo siamo detti tante volte, esatto. E quindi questa rivista liquida, si chiama LeakMag, è un trimestrale, dal 2011 abbiamo fatto 14 numeri, facciamo un concorso, un contest che ha un bando privato di un'associazione e siamo alla quarta edizione di questo concorso. Quest'anno abbiamo deciso di fare arrivare il concorso a conclusione con un festival, che è questo dove siete voi oggi. E quindi il motivo di questo festival è la rivista culturale, che quindi trova luogo e siamo ospitati dal castello di Rende, e tra l'altro siamo nel settembre rendese, per cui già da stasera voi vedrete concerti nel centro storico, ci sarà teatro, musica, ci sono tre compagnie indipendenti del territorio, che è importante, di teatro contemporaneo, che è il Libero Teatro, che è la compagnia Rosso Simona, molto conosciuti a livello anche nazionale, attori in corso. Poi ci sono dei musicisti di valore, come Gigi Telesforo, come la Bracade, ma qui abbiamo il direttore artistico, il settembre rendese, per cui per quello che riguarda la musica me lo dai lo spazio a Marco Verteramo, che lo invito, vi sostituite. Mar, grazie Fabiola, intanto, poi ti chiamo dopo. Per cui la parte musica e teatro, la parte musica e teatro sarà poi Marco a spiegarvela un po'. Quindi questo centro storico si animerà di questi linguaggi creativi e artistici. Quindi noi facciamo questa rivista culturale, il festival è la parte di chiusura del concorso liquido. Voi avete l'opportunità stasera di votare le opere dei creativi, degli artisti che sono in esposizione nelle stanze. Vi prego, fatelo. Verranno le ragazze Margherita e fai un giro, così ti fai anche vedere, così vieni qui, vi daranno un bigliettino e noi prenderemo il vostro voto, il voto del pubblico, e invece nei 3 giorni fino a domenica una giuria tecnico-artistica darà il loro voto, sommeremo i voti e daremo il vincitore del premio speciale Arte Urbana, che è il premio speciale del concorso liquido, che in particolare stasera è proprio la serata dedicata. Allora, passo la parola ad Anna, proprio perché lei ha portato dei lavori rispetto al tema arte urbana, così ci spiegherà la parte arte, così poi avremo un altro ospite che è un critico importante e vi spiegherà lui, e poi Marco, il direttore artistico molto conosciuto nel territorio, molto stimato, è una cosa importante, quindi ha fatto un lavoro bellissimo, per cui ci spiegherà la parte teatro-musica. Allora, Anna Lauria, è il video che state vedendo, grazie, ti passo la parola. Grazie a Pier Giorgio per avermi ancora una volta cooptata nella sua grande squadra, la scuderia dei creativi giovani, anche se io non lo sono, ma questo passaggio mi rende proprio, come dire, sempre in fermento, mi tiene sveglia. E ringrazio anche Fabiola, che insomma, è una grande organizzatrice. Che cosa ci faccio io per tanti giovani? Il video che passa in loop continuamente racconta quella che è per me l'idea di arte urbana, il grande sogno di ogni poeta. I poeti, lo sapete, sono dei bambini clandestini che viaggiano in incognito nell'adulto. E quindi questo viaggio che noi facciamo ogni tanto ha bisogno di respiro. Io sono una di quelle che sogna ancora ad occhi aperti e non si fa fermare da niente e nessuno, né dalle tragedie di tutti i giorni che accadono in tutte le famiglie,
perché credo che se abbiamo un sogno dobbiamo proteggere, custodire e tirar fuori con la rabbia, con i denti. Per me la poesia è un'arma, è la mia arma, ovviamente è un'arma pacifica, perché la penna può essere anche pericolosa. Lo dicevamo prima con il professor Livoti, quando ci sono le guerre le prime persone ad essere arrestate sono sempre gli intellettuali, i pensatori, gli scrittori, gli artisti, perché sono liberi, sono molto pericolosi. Ebbene, il mio sogno nasce in un'arte urbana nella città di Rossano, in Calabria, siamo sempre qui fra noi, anzi come diciamo noi Calabria, con tante B, perché noi abbondiamo sia nel cibo che nelle altre cose. Ebbene, succede che decido un giorno di proporre ad un, fortunatamente a un politico sensibile, questo progetto di installare in modo permanente una poesia visiva nella città. Che cosa vuol dire? Voi sapete bene che la poesia è l'unica forma d'arte invisibile, perché tutte le altre ci sono, siamo per fortuna contaminati, c'è il quadro, c'è la musica, c'è il teatro, la fotografia, c'è tutto, la poesia è invisibile, devi andarla a cercare, la trovi a scuola o massacrata in alcune scuole, nei libri. Allora mi sono chiesta, perché non portarla nel quotidiano? Perché aspettare la mia morte per vedere una poesia in una piazza? Viviamola adesso, poi dopo magari la cacciate. E allora con questa idea anche spiritosa di chiamare la poesia viva, viva la poesia, è nata la prima stele, la prima installazione permanente a Rossano. Dopodiché mi ha detto sì anche Cenico, mi ha detto sì anche Santa Severina, dove Sgarbi insomma ha avuto modo di visionare, ha pensato, l'idea gli è piaciuta molto. Poi siamo passati a Terranova da Sibari e tutti gli altri comuni che vedete qui. Quindi questo sogno comincia a prendere forma. In realtà io nella vita ho scelto di fare questo, arte e poesia. A fatica, perché insomma lo sapete che la poesia non dà il pane. Per quanto mi riguarda, mi rende felice, che è tutto. Cioè, per me il senso dell'esistenza è poter fare quello che ti piace fare, anche con sacrificio. In una terra come la nostra, che di sacrifici ne richiede tanti, ma spero di essere anche l'esempio per i tanti giovani, per coloro che credono nei propri sogni, perché non credo che ci siano altri sensi possibili. L'esistenza è fatta di un solo senso, per quanto mi riguarda, che è l'amore inteso in modo universale. E questo amore lo puoi trasferire attraverso le cose che fai anche agli altri, la condivisione, la compartecipazione. Qui l'atmosfera è quella giusta, direbbero i giovani. È un'atmosfera giusta perché è piena di contaminazioni ed è bellissimo che si passi da un luogo all'altro, da una materia, da una sostanza, a qualcosa di più metafisico in un attimo. Cioè ti ritrovi il famoso spaesamento, un senso di estraneazione che poi non è, perché comunque ti giri e guardi gli occhi di un'altra persona e quella persona ha creato qualcosa, quindi la contaminazione diventa fisica ma anche sensoriale. Allora io partecipo con questo progetto poetico, po.etico itinerante, sogno di installarmi anche a Rende, di passare a Cosenza, di riempire le città, e lo dico veramente con grande simpatia, con sincerità, è un pizzico di ambizione che non guasta, perché chi non vorrebbe vedere dopo, no, un giorno. Certo è che le scuole poi vanno a visitare queste piazze dove qualcuno si è preso la briga un giorno di mettere una poesia e chissà che non si riesca a riempire la Calabria e farne una città che è la città dei poeti. Grazie. Allora, grazie Anna. Io vi invito, chi non l'ha fatto, a vedere intanto il lavoro di Anna, che è una stanza, è una di queste stanze, vi accorgerete subito che è la sua. Vi do un indizio, c'è una gabbietta con un bambino che non fa un cesino, una visione. Ne approfitto anche per invitare al workshop, il laboratorio che terrò sabato, ci sono due moduli, uno la mattina e uno al pomeriggio, o se volete, se avete fame di scrittura, ve li fate tutti insieme, e quello che produrremo diventerà una sorpresa poi durante la sera, non anticipiamo nulla. Quindi sabato workshop di scrittura creativa. Poesia visiva e un pizzico di dizione, visto che quella comunque serve una lettura espressiva. Allora, io lascerei presentare te, cioè sì, te che presenti il nostro ospite. Non stai approfittando comunque. Cioè. Va bene, allora, alla mia sinistra, sono Mancinella, mia sinistra, che sinistra così. Allora, c'è il professor Giuseppe Livoti, è un critico d'arte, veramente fa mille cose, fa anche il giornalista, è il direttore della Pinacoteca di
Bova Marina, quindi viene da Reggio Calabria, lui insieme agli altri amici sono quasi un bel po' di ore per stare qui con me questa sera, e ha sbirciato nelle opere, ha fatto un giro nel castello e io credo sentire lui e sentire un po' le percezioni che ha ricevuto, che ha avuto nella visione di queste opere. Allora, intanto buonasera, ben trovati, per me, ecco, diciamo, Nostos, mi ritorno qua nel Costantino con un piacere di trovare questa struttura espositiva che in effetti dà proprio l'idea, a quanto pare ho parlato prima con l'organizzatore di questa mostra, del senso della coscienza liquida. Il liquido è qualcosa che in uno stato di trasformazione mantiene il suo volume, ma si adatta al contenitore. In questo sta sicuramente l'idea del nostro curatore della mostra, è riuscito ad adattare quello che è lo stato della coscienza di cui diceva Joyce, ovvero quello che ti passa per la mente, che non viene gerarchizzato, ma siete voi spettatori che all'uscita dalla visione di queste stanze che si susseguono, no? In una sedimentazione di pensieri che non sono convergenti, sono divergenti perché lo stato dell'arte, potremmo dire in questo caso, è la sommatoria di un viaggio che ognuno di voi ha presentato attraverso un proprio viaggio individuale, perché in effetti passando da quella che è la ceramica rauco a quello che è il gioco in cui la fantasmagoria, ecco, dell'idea del senso ludico diventa fotografia e in cui si ritrova anche un piano di umanizzazione del dato urbano dove il suono diventa parte integrante di un momento compositivo e in cui il senso etico della poetica si ritrova poi in gigantografie, in messaggi dove una gabbia per esempio diventa una metafora di una vita e di quel senso liquido della società, una società che noi viviamo e che al tempo stesso tiene insomma l'identità mutante, perché ricordatevi che noi siamo identità mutante e mutevole, questa è probabilmente la chiave di lettura dell'arte contemporanea oggi. Una concezione identitaria univoca purtroppo non c'è, ci sono dei messaggi in cui probabilmente l'uomo cerca di mutare se stesso, si parla di transgenetico nell'arte oggi, in cui per esempio ritrovate dei messaggi che sono imbottigliati, che sono messi, come dice Anna Lauria, spesso sotto vuoto. Perché chiudere il messaggio dell'arte? Perché purtroppo siamo costretti a comunicare in luoghi deputati come questo, per esempio, e in cui il senso della democritas qual è? È il senso di venire a osservare una mostra del genere, magari votare e cercare di ritrovare nel pubblico medio quello che è il messaggio a cui ci sentiamo più vicini. D'altra parte, se Kandinsky afferma nei primi anni del Novecento che la necessità interiore dell'uomo è affidarsi a quella che è la propria psiche, probabilmente un senso in quel periodo storico che poi diciamo, racconterà delle guerre, racconterà no, di questa trasmigrazione, anche trasmigrazione di anime, no, che poi portarono alla nascita delle avanguardie artistiche. Il messaggio che io ho comunque stasera e che lo lascio a voi dalla visione di tutti questi partecipanti è che ognuno di voi ha mantenuto la propria integrità, che non è un'integrità morale ma che è un'integrità come identità artistica e stranamente, ecco, passando da un ambiente all'altro quelle che sono le opere esposte dialogano a vicenda, perché dove finisce uno incomincia l'altro, dove finisce la fotografia comunica l'argilla, che è un'argilla, voglio dire, che ha atto di senso, che ha una ragione di senso e che ha una contaminazione tra la psiche e la voglia di fare. E poi l'atto, tutte le opere hanno una gestualità diversificata. La gestualità dello scrivere per Anna non è la gestualità della creazione architettonica o uno scultore, quindi l'intelligibilità, anche perché, dicevo appunto prima, viviamo in una società contaminata. Se la contaminazio è questa, io credo che tu stasera devi essere contento di avere contaminato
oserei dire, infettato ognuno di noi, perché quando c'è sicuramente questo senso, no? Noi portiamo via stasera quasi questo pizzico, diciamo, identitario di ognuno di voi, e probabilmente usciamo anche con la convinzione che nell'arte esistono non più i fatti, ma esistono le interpretazioni. Quindi solo se le interpretazioni sono vere e autentiche, probabilmente stasera ognuno di loro ha qualcosa da dire. In conclusione, io voglio anche dire che con Anna è da anni che stiamo facendo questo viaggio attraverso la O.etica, dove per etico ci sta quasi la ricerca di quel senso di salubrità dell'arte contemporanea. Noi ormai da 8 anni organizziamo in varie cittadine calabresi l'evento regionale degli artisti. Sarebbe quasi un simposio in cui più che parlare le opere facciamo parlare gli artisti, perché in effetti è vero che gli artisti parlano con le loro opere, però hanno anche un'identità e un pensiero. Se il pensiero non viene esternato, non viene categorizzato, non viene trascritto, non viene riportato, è inutile bloccare solamente un momento creativo, perché creativo è anche il pensiero. Dicevamo prima, la coscienza di Zeno, per esempio, è proprio l'esternazione di un modus, no? Scrivendi, che poi si sintetizza in un testo, no? Quindi a volte parecchi pensieri che sembrano divergenti hanno bisogno una mente, tra virgolette, ordinatrice che li possa categorizzare. E in questo viaggio le installazioni di Anna Lauria, devo dire la verità, si sono purtroppo piegate anche al contenitore, perché purtroppo gli spazi sono quelli, i luoghi dell'arte e gli spazi dell'arte sono sempre ridotti, e quindi a volte questa intersezione che vi è tra l'ambiente circostante e ciò che la sinestesia della parola conserva vive anche di privazioni. Quindi io, questo è un invito, essendo c'è anche un assessore che non conosco e saluto, quindi è un invito a chi rappresenta questo senso di civitas che appartiene a noi, e lo dico anche da docente di scuola, che naturalmente noi portiamo i ragazzi all'immagine. Considerate che ormai la scuola media, per esempio, non si parla più di educazione artistica, dove quel senso dell'educazione quasi era un po'... come posso dire, era quasi un obbligo che veniva fatto. Oggi si parla di arte d'immagine, si parla di linguaggi visivi, si parla di discipline artistiche, e questo credo che i rappresentanti, ecco, delle amministrazioni debbano sempre di più rendersi conto che i giovani, e non giovani perché no, che l'abilità sapiente di un curatore in Fieri, perché io oggi mi sono gustato una mostra in Fieri sin dall'ingresso, in cui l'atto di voler saldare, no, queste varie parti per vedere costruire, no, questa figura mi portava a vedere non tanto la figura che costruiva, ma la forza, no, e l'immanenza dell'artista che, come il Faber di vecchia memoria, cercava di animare uno spazio dell'arte, perché questo è uno spazio dell'arte. Allora, il professore Livoti sta facendo riferimento, applauso, va benissimo, perché certo, grazie, sta facendo riferimento alla performance di Francesco Balilaro, che è quella strana cosa che avete visto appena all'ingresso sulla destra, con i cestelli di lavatrice e poi questa figura. Ecco, quel lavoro lì, aggiungo una cosa interessante, perché proprio per curiosità, è stato realizzato con oggetti di recupero, con pezzi di recupero. Infatti io, scusa, vi stavo dicendo che l'opera, appunto, a me quando l'ho vista veniva in mente, ecco, da un caos primordiale, perché quei cestelli poi rappresentano i primi esempi degli anni 60, ecco, di industrializzazione, diciamo, di processi che poi avranno una diffusione, no, industriale, ha un ordine attuale, perché lui in effetti nel suo disordine era disordinatamente ordinato, scusate questo simbolo e questo gioco di parola, e quindi quello è il luogo dell'arte, saper nel caos riportare. Io ho avuto questa sensazione, abbiamo detto,
che è l'arte intellegibile, per cui ognuno di voi porterà con sé un messaggio. Però io entrando ho avuto questo ma interessante che impressione. Si costruisce, si decostruisce l'elemento scultoreo. Io ho avuto l'opportunità con Francesco Barilaro, l'artista, che è uno studente dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, che ci patrocina. Noi siamo contenti perché oltre al Comune di Rende abbiamo avuto diversi altri patrocini, tra cui l'unica all'Università della Calabria, l'Accademia di Catanzaro, l'Accademia di Reggio Calabria. Quindi insomma, lui è uno studente dell'Accademia di Catanzaro, ho avuto l'opportunità insieme a lui, a proposito di questo fab, essere lì sempre con le mani dentro il materiale. Eravamo nei depositi di Calabra Maceri, che è un nostro partner e che si è offerta, ha aperto l'azienda, ha detto ok, prendete quello che vi serve, e lui ha trovato dei cingoli di un mezzo industriale, di quelli non so che cosa sarà stato, un magru, una catena lunga ma pesante, e lui l'ha smantellata e con questi elementi smantellati ha costruito la scultura, che dopo vi invito a vedere, perché se la pensate come catena di un mezzo industriale smantellato, allora iniziate a capire, con il tubo per l'aria condizionata e i cestelli della lavatrice, erano delle lavatrici buttate lì, che invece sono diventati elementi, tra l'altro una panca che fa arredo urbano è una tavola di castagno e due cestelli di lavatrice che fanno da base, per cui gli oggetti che possono essere riusati, rimessi nel nostro circuito vitale, economico ma vitale, sono tantissimi, hanno significati importanti anche, no? Di memoria, ne parlavamo a proposito anche del tema del festival, no? Memoria dal futuro. No, siamo qui in un palazzo antichissimo, no? In luoghi che sono luoghi della memoria, e a me piace, no, sentire, stare proprio dentro le cose, nella loro intimità, come siamo adesso in questo talk, no? Cioè, qui mi hanno raccontato delle storie, ho avuto un'altra opportunità di stare con i custodi, no, di questo posto, mi hanno raccontato delle storie incredibili, no? Di personaggi nobili che abitavano questi luoghi, che sono proprio pregni di memoria. E questo, insomma. Io, Giorgio, scusa. Sì. E anche il fatto di lui, no? Come avevamo definito con Francesco Barilaro questo vino lì per lì, l'avevamo definito un vino di ferro. Ci piaceva, è venuta fuori. Dico, Francesco, ma questo vino ha un nome? Dice, no, chiamiamolo vino di ferro. Però c'è un lato che è evanescente, cioè è in movimento dall'idea che si sta. E allora io gli chiedevo, sta tornando dal futuro o torna dal passato, va nel futuro? Ha detto, guarda, leggiamola, ecco quello che diceva il professore, leggiamola come vogliamo, però da questa idea di movimento, è bella, no? Di questo, forse il passato che svanisce piano piano, ed ecco un omino che è il futuro della catena. Della catena di montaggio che diventa, e poi accompagnato ai suoni di Costantino, questo ci potrebbe raccontare poi dopo. Grazie Lisa, grazie per l'intervento anche. Ecco, io vi invito poi, appena chiudiamo questo talk, adesso do la parola a Marco Verteramo, il direttore artistico del Settembre Rendese, di cui noi siamo ospiti nel cartellone. Vi invito a fare un giro e a votare i creativi e gli artisti che stanno partecipando al concorso che stiamo mettendo in atto, il concorso liquido, e sabato 23 ci sarà la giornata della premiazione. Il voto del pubblico avrà un valore, avrà il 25% del valore che si aggiungerà al voto tecnico-artistico che è della giuria, che avrà invece l'opportunità di votare fino a sabato 23, fino a un'ora prima. Quindi poi noi faremo le somme e daremo il vincitore. Allora, do la parola a Marco Verteramo. Insomma, Marco, che ci dici? Ti faccio una domanda. Faccio così, faccio la parte giornalistica. Allora, sei in questo castello, sei invitato, no, di passarci, fa piacere che sei qui. Nella parte arte, diciamo, no? Siamo il luogo dell'arte, no? Tu hai impostato il festival molto come musica e come teatro. E poi con noi stai vivendo un po' la parte arte, anche se ci sono altri eventi come il Museo del Presente. Raccontaci un po'. Ciao a tutti, buonasera. Sarò brevissimo perché non voglio togliere tempo a quello che succede qui.
io vengo dal mondo della musica e ho dato, diciamo, giustamente per giorno molta attenzione alla parte musicale per rispettare anche un po' quella che era la tradizione di questo festival. Si è cercato comunque di dare tanto spazio anche a tutte le attività parallele, le periferie, e l'arte sicuramente gioca un ruolo importantissimo almeno in quella che è la mia idea di festival. Non a caso, se si analizza anche un po' il programma, il principio su cui si è cercato di costruire questo programma è: vogliamo la qualità o la quantità? E per fortuna ho trovato condivisione nell'idea di fare un programma che puntasse principalmente sulla qualità. Poi ovviamente le scelte sono naturalmente soggettive, possono essere criticabili e tutto, però abbiamo cercato comunque di selezionare tutte le cose che ci sembravano di qualità e che soprattutto avessero dietro veramente una storia e un lavoro. Questo lo dico perché ora tu mi hai fatto una presentazione con dei complimenti per me all'inizio, adesso io lo dico per te Giorgio, perché noi ci siamo conosciuti probabilmente all'inizio di questa tua avventura della rivista Liquida di Meng, proprio all'inizio, e ci siamo poi un po' persi perché siamo proprio professionali, percorsi diversi, però lui ancora oggi, dopo praticamente, non so, 5-6-7 anni, vedo il per Giorgio la stessa grinta e lo stesso entusiasmo che aveva tanti anni fa quando stava per iniziare. Questa penso sia la cosa più bella, questo è un pensiero personale, però chi conosce un po' per Giorgio penso che possa darmi ragione. Poi sul programma, vabbè, vi invito ad andare sul sito settembre.it, così è tutto il programma dettagliato. Abbiamo aperto con un concerto importante, secondo me, che è Niccolò Fabbri, che festeggiava 20 anni di carriera. Abbiamo continuato poi con Eugenio Finardi, che invece festeggiava 40 anni dall'uscita di Musica Ribelle, poi il disco che siamo conosciuto in più. E poi ci spostiamo in questi giorni qui nel centro storico, fondamentalmente, che anche qui abbiamo puntato sempre, secondo me, abbiamo adesso parere su un discorso molto di qualità, dando spazio a quello che è ormai storico, perché è conosciuto e riconosciuto, e poi abbiamo scommesso, come secondo me è giusto che si faccia negli festival, anche un po' su dei giovani. Sulla parte più musicale abbiamo fatto il 19 Giorgio poi a Canova, sono dei progetti nuovi che stanno avendo successo. Qui nel centro storico invece partiremo già questa sera con i gruppi degli artisti locali, o pensando che suoneranno giù in piazza, mentre qui in Piazza degli Eroi invece abbiamo uno spettacolo tributo alla musica napoletana. Domani qui in Piazza degli Eroi apriremo sotto alle 8:30 con Prove Aperte, lo spettacolo ideato con la regia di Max Mazzotta, e poi sopra avremo Serena Barcale. Per chi non la conoscesse, vi posso garantire che è una cantante eccezionale, incredibile, un mix tra pop e jazz con delle cose fantastiche, elettroniche, una cosa che io vi invito veramente a partecipare, perché ne sentiremo parlare, è già molto conosciuta, è stata a Sanremo qualche anno fa, però è veramente un'artista interessantissima. Poi continuiamo il 22, invece sotto sempre teatro, ci sarà prima il teatro, infatti poi le navette vi porteranno sotto, così potete fare prima il teatro e poi sarete nella parte superiore per quanto riguarda il teatro, però ovviamente, vabbè, voi già ci siete, cioè bisogna avere i diritti, sparagete voce, perché poi durante il giorno ci sono tantissime attività nel centro storico. E poi domani sera ci sarà, dopo domani sera, sabato, ci sarà il concerto di Cataldo Pende, lo Squintetto, che poi in realtà non sarà solo Squintetto, perché sarà in più Cataldo, un cantautore popolare molto conosciuto. Quindi tanto centro storico quest'anno, ed è una cosa importante, ci sarà, non c'è solo il castello aperto che un po' fa da cuore, anima con il Museo Pilotti, ma intorno ci sarà teatro e musica già da stasera fino a domenica, che ci sarà l'evento finale, poi alle 10:30 inizierà verso le 11. In realtà poi domenica abbiamo deciso di, dopo il concerto di Gigi D'Alessio, riferiremo con una grande festa qui al castello, ci saranno i DJ e so che ci sono stati già la tradizione tantissime Erasmus, quindi sarà comunque anche un modo per far conoscere al mondo, tra virgolette, questo centro storico e questo posto. Esatto, grazie mille.